prove. Signor Toni, sempre qua puntuali. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ora non va per casa, però non vi pubblicate le cose. Un saluto a tutta la Colbe. Grazie, sempre presenti noi. La camminata in rosa è una manifestazione che parla di prevenzione. E noi vogliamo lanciare un messaggio per la prevenzione. Il mese d'ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, ma non solo per il tumore al seno, noi vogliamo parlare di prevenzione in generale perché la prevenzione è molto importante. La prevenzione è vita. E quindi per noi è una cosa importante dare un messaggio a tutte le persone, non solo alle donne ma anche agli uomini, per fare prevenzione, per non avere paura di fare un'ecografia o uno screening mammografico, perché salva la vita. Anzi, è proprio lo screening preventivo che salva la vita, sì, Presidente. Lo screening preventivo salva la vita, perché se si scopre un cancro nella prima fase della malattia si guarisce con le cure, quindi è una remissione completa. Quindi anche un messaggio anche per la politica, perché anche soprattutto la politica deve organizzare negli ospedali che lo possono fare questo tipo di esame preventivo. Certo, per noi ovviamente noi lanciamo pure un messaggio ai politici, perché gli screening purtroppo sono bloccati e nessuno, oppure o meglio poche persone fanno gli screening, ed è importantissimo, quindi loro possono fare di più, aiutarci. È espressione del volontariato, e il volontariato è una cultura che poi diventa struttura comunale del lavoro, capace di coinvolgere centinaia o migliaia di persone, perché sono presenti non solo quelli che vivono adesso in questo momento, ma su questo argomento si impegnano tutti veramente, perché si tratta di una realtà che per noi è molto importante, soprattutto nel nostro territorio, dove le strutture sanitarie sono molto carenti e succedono di cose molto serie e molto gravi. Credo che sia importante con queste manifestazioni sensibilizzare chi di dovere, perché facciano bene il loro compito e soprattutto perché garantiscono i servizi di cui ogni cittadino ha il diritto, anche perché paga le tasse anche in questo nostro territorio. La manifestazione di oggi è particolarmente importante perché si tratta di sensibilizzare tutta la popolazione, tutta la gente sul problema della prevenzione. Molte cose vanno curate proprio per la prevenzione. Credo che sia molto importante prevenire più che curare. E quindi io devo dire che un plauso particolare lo devo dare a questa associazione, ma mi consente di dire, per la stima e che per l'affetto che ho verso questa signora Maria, che si sta dando sempre da fare e che è capace di coinvolgere sul valore fondamentale tanta gente. Grazie cara. Grazie Maria, a voi, e buon lavoro. Grazie. Intanto la nostra adesione all'evento, come associazione ovviamente, e come io personalmente come medico, perché è importantissimo sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della prevenzione, soprattutto nel campo delle malattie neoplastiche, ma potremmo anche dire di altre malattie come quelle cardiovascolari, perché oggi le malattie cardiovascolari e neoplastiche rappresentano la causa assolutamente prevalente di morbilità, come la chiamiamo noi, e mortalità. Evidentemente entrambe le patologie hanno dei substrati simili e comuni, quindi fare prevenzione per le malattie neoplastiche significa anche fare prevenzione per le malattie cardiovascolari. Ecco, io ho aderito alle iniziative sin dall'inizio di Maria Nedda, che è il presidente dell'associazione Onlus Danza della Vita, perché anche come cittadino e medico io ritengo che bisogna fare molto di più, e questo molto di più spesso non nasce dentro le istituzioni ma nasce dalla società civile. Questo esempio di questa giornata, dove tante famiglie, anziani, giovani, molte donne sono più presenti, testimoniano questa volontà di vivere e soprattutto di vivere una buona qualità di vita. E quindi, dottore, è un grande messaggio alla politica, diciamocelo. Certo, alla fine
noi diciamo che dalla società civile nascono dei messaggi forti, perché le istituzioni, diciamo, soprattutto quella sanitaria, hanno una missione molto importante, e questa missione si raggiunge molto bene se si hanno chiari gli obiettivi, se si conoscono le problematiche di salute e soprattutto se le istituzioni sono organizzate e attrezzate con le persone e le risorse giuste per risolvere queste problematiche. Sindaco, chiedo scusa l'intrusione, ma non l'avevo visto prima, e che allora fra in mezzo a tutta questa gente che partecipa a questa importante manifestazione di prevenzione. È una importantissima manifestazione, perché non bisogna mai abbassare la guardia. La battaglia contro la mancata prevenzione è una battaglia comune, che riguarda anche noi maschietti. Molto spesso passa il segnale che questa causa riguardi solo le donne, il cancro anziano invece, seppur in piccola percentuale, riguarda anche gli uomini. Quindi ben vengono queste iniziative, complimenti all'associazione Lanza per la Vita, che non smette mai di sorprenderci e quotidianamente davvero offre un supporto fondamentale per tutti i cittadini. Grazie Sindaco.
Ciao! Che bella squadra, ragazzi! Non potrebbe essere questo salto di una ma... 180 euro con la pelle. Sì, ciao. Non l'ho vista. Distribuiti dei palloncini che saranno lanciati alle vie del presidente dell'associazione La Danza della Vita, Maria Anetta. Quindi a mano verranno consegnati dei palloncini, teneteli ben stretti in mano, perché al via del presidente dell'associazione La Danza della Vita, Maria Anetta, saranno lanciati in aria contemporaneamente, quindi cercate di trattenerli. Questo perché la manifestazione di oggi non è altro che una manifestazione di sensibilizzazione, di informazione, soprattutto perché la prevenzione è quella che salva la vita, quindi questo è il messaggio che l'associazione La Danza della Vita vuole dare in questa giornata con la manifestazione Camminata in Rosa. Via! Ed ecco, grande applauso! Allora,
passo immediatamente la parola a colei che è la colonna portante, colei che veramente ha organizzato tutto questo, colei che si spende tanto con il suo volontariato, con la sua associazione, che sono veramente in tanti. E facciamo un applauso al presidente dell'associazione La Danza della Vita, Maria Anelda. Grazie, grazie a tutti, benvenuti, siete tantissimi. E mi fa molto piacere. E ringrazio intanto il sindaco e l'amministrazione comunale, e ringrazio Rosanna e Nino Girocarli, che sono sempre disponibili ad aiutarci gratuitamente alle nostre iniziative dell'associazione. Ringrazio tutte le associazioni che hanno aderito, i comitati, i club, le scuole di ballo, e tutti i volontari dell'associazione La Danza della Vita che hanno permesso tutto questo, e le pazienti che mi hanno aiutato in questi 2 mesi per l'organizzazione. La camminata in rosa vuole essere un messaggio per la prevenzione, perché la prevenzione è importante e noi la dobbiamo fare senza paura, perché fare un'ecografia o screening mammografici è importante, quindi non dobbiamo avere paura. La prevenzione non è solo per le donne, ma anche per gli uomini. E quindi dico, fate prevenzione, perché la prevenzione ci salva la vita. Io voglio dare la parola ai nostri medici dell'associazione, che qua non vedo, così loro parleranno un po' di prevenzione, cose più tecniche, il dottore Calogero e il dottore Scampato, che non vedo. Grazie a tutti e benvenuti. Grazie, grazie Maria, rimani qua. E adesso diamo la parola al nostro primo cittadino, tra l'altro porgendo i nostri migliori auguri perché da poco quindi si è sposato, l'avvocato Giuseppe Ranuccio. Grazie, grazie anche per gli auguri. Buongiorno a tutti voi, grazie a tutti i cittadini intervenuti, alle associazioni che vedo numerose, ai club service, alle autorità civili e militari, ma grazie soprattutto e consentitemi di richiedere un nuovo caloroso applauso per l'associazione La Danza della Vita e la straordinaria presidente Maria Anelda. Grazie e complimenti. È una giornata baciata dal sole, ma davvero di una straordinaria importanza, perché molto spesso, ne discutevamo camminando, si ignora, sbagliando, l'importanza della prevenzione. Non scomodiamo un luogo comune quando diciamo che una diagnosi, quindi la prevenzione fatta qualche settimana, se non addirittura qualche giorno prima, può davvero salvare una vita. Ecco quindi l'importanza di queste giornate, che riguardano, è bene sottolinearlo, anche noi maschietti, perché troppe volte purtroppo si crede, anche con riferimento alla neoplasia che al seno, che sia una materia che riguarda solo le donne. Invece no, seppur in piccola percentuale, colpisce purtroppo anche gli uomini. Quindi è fondamentale contribuire a sensibilizzare, ad accrescere la cultura della prevenzione. E questa è solo l'ennesima dimostrazione di quanto bene e in modo meritorio si spenda questa situazione per i nostri cittadini, verso il nostro territorio, in maniera molte volte, anzi quasi sempre, silenziosa, perché probabilmente non tutti, o meglio pochi, conoscono l'operato quotidiano di questa associazione, che in maniera disinteressata, rimettendoci tempo, salute, denaro, veramente si offre totalmente verso persone familiari che vivono questi drammi familiari, e ciò assume particolare valenza nel rispetto dei contesti sanitari di cui viviamo, una totale assenza di offerta sanitaria che viene, per fortuna, in alcuni casi sopperita, colmata questa laguna da persone straordinarie che si spendono per la nostra città. A voi va tutto il nostro ringraziamento, tutta la nostra riconoscenza. Per noi abbiamo l'umiltà di dire e di ammettere che il volontariato è una risorsa. Il volontariato è assolutamente una risorsa, quindi noi, oltre a ringraziarvi, ribadiamo la nostra totale disponibilità ad organizzare, già ne parlavamo prima con la Presidente, ulteriori iniziative. Fin quando ci sono realtà come la vostra che si spendono per la nostra città, credo che noi non possiamo stare tranquilli e sereni, ma possiamo sperare che qualcosa cambi, e comunque possiamo essere consapevoli che c'è qualcuno pronto ad assisterci. Grazie davvero e complimenti. Grazie signor Sindaco. Maria, scusa se gentilmente vuoi raggiungere il Sindaco, perché
all'Associazione La Danza della Vita per il meritorio impegno sociale profuso sul territorio palmese. Ecco questa gradita targa a ricordo di questa bellissima manifestazione. Grazie quindi signor Sindaco. Allora io, senza dare la priorità a nessuno, così come siete, a mano vi passerò la parola. Volevo chiedere gentilmente a tutti i presenti di rimanere, perché poi daremo l'apertura. Come vedete sono allestiti degli stand qui in piazza, e sono stand dove voi potete quindi avvicinarvi, chiedere informazioni, sarà distribuito tanto materiale gratuito. Sull'alimentazione, su insomma tutto ciò che riguarda appunto la prevenzione. C'è personale oltre che volontario, personale medico a vostra completa disposizione. E adesso diamo la parola, ringraziando della sua presenza, al dottor Giuseppe Zampogna, vicepresidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi, quindi è tutta la provincia di Reggio Calabria è con lei. Grazie, innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare la Presidente Anedda, che non è la prima volta che ho l'occasione di presenziare le sue iniziative, le sue manifestazioni, veramente ammirevole, lei e il suo direttivo e tutte le donne che hanno contribuito, hanno partecipato a questa bellissima giornata, e ringrazio ovviamente la Corporazione dei Medici. Dovete sapere, questa è una comunicazione di servizio, che nella provincia di Reggio Calabria ci sono 5.000 medici e il numero delle donne medico ha superato quello degli uomini, quindi un applauso alle donne medico e ovviamente sono anche loro, ormai abbiamo, sapete, i codici di gravità nei pronti soccorsi, c'è anche il codice trincea, perché come diceva il sindaco e purtroppo gli ospedali sono accorsati, purtroppo tante volte non danno risposte, ma non per colpa dei medici, anzi i medici ci mettono l'anima, ci mettono con problemi medico-legali, problemi ambientali e problemi anche di dotazione tecnologica. Ovviamente mi fa piacere che venga, e sarò breve, toccare centrato l'argomento sulla prevenzione. La prevenzione è fondamentale, perché i tumori nella donna sono aumentati notevolmente. Ovviamente tutti pensiamo soltanto al tumore della mammella, ma purtroppo per via del fumo della sigaretta nelle giovani ragazze anche il tumore del polmone è aumentato nelle donne, così come pure visto anche il cambiamento climatico, i melanomi sono aumentati e anche i tumori di natura ginecologica. Quindi il discorso della prevenzione. Ho sentito accennare anche dagli stand che danno delle dritte, delle indicazioni anche sull'alimentazione. L'alimentazione e stile di vita è fondamentale, perché anche l'alimentazione può incidere sulle mutazioni genetiche e quant'altro. Ovviamente col clima, ringraziamo il sindaco che si occupa anche della città, anche delle gas di scarico anche in centro, che per fortuna sono stati un po' limitati, e quindi questo è quindi del particolato che produce effetti molto dannosi. A questo punto io passo la parola al dottore Scampato, citologo, che tra l'altro assieme al dottore Calogero hanno avviato assieme a me un percorso di biomedicina anche nelle scuole, quindi prepariamo anche i ragazzi a questo incontro, a questo approccio con la medicina. E ovviamente gli porgo la parola anticipando che c'è anche uno stand sulla disostruzione delle prime vie aeree che riguarda l'emergenza, quanti bambini possono essere salvati negli asili, nelle scuole, quando un corpo estraneo si ferma nelle vie aeree, e quindi vi fanno vedere le manovre di disostruzione. Avrete letto oggi sul giornale gli incidenti anche domestici, quel bambino schiacciato da un armadio, quindi come i bambini anche controllati, dando le esigenti fragili, ma gli adulti per via della loro piccola età. Grazie. Io ringrazio la signora Anedda per avermi invitato a partecipare oggi a questa manifestazione, che è veramente emozionante. Siete accorsi numerosi a manifestare, a partecipare e soprattutto a dire che siete con la prevenzione. La prevenzione, come è stato detto prima, non c'è bisogno che io lo ripeta, salva la vita. Io, oltre che citologo, oltre che impegnato nella scuola, come diceva prima il dottore Zampogna, sono il responsabile valutativo degli screening
della provincia di Reggio Calabria, dell'ASP. Ahimè, devo dire che la partecipazione, che noi chiamiamo adesione allo screening, è bassa. È bassa per molteplici motivi, sia per mancanza delle strutture, sia per mancanza di organizzazioni funzionali da parte dell'ASP, ma anche bassa per una bassa, cioè per una cultura che non è la cultura della prevenzione. Partecipare ad una manifestazione come questa significa non solo partecipare noi stessi alla prevenzione, ma significa anche cercare di incentivare il vicino, il familiare, tutti a partecipare alla prevenzione, perché così solo si abbassa, prevenendo, cioè arrivando prima, l'incidenza di cui il dottore Zampogna parlava prima. Questa presenza numerosa non solo ci dice queste cose che vi ho detto prima, ma ci dice anche che ci serve da sprone per attivarci, serve da sprone soprattutto ai nostri direttori dell'ASP, a noi stessi, alle istituzioni politiche regionali, ad attivare gli screening e a farli funzionare, perché solo così possiamo arrivare veramente a diminuire quella incidenza che oggi noi vediamo in notevole aumento. Grazie. Grazie dottore Staccato. E adesso diamo la parola al dottore Calogero, dirigente della formazione medici, nonché socio fondatore dell'associazione La Danza della Vita. È membro del comitato scientifico dell'associazione. Sì, buongiorno a tutti. Come cittadino prima, poi come medico dell'associazione, dirigente dell'ASP, sono contentissimo di come è andata questa giornata, perché la partecipazione è veramente importante. Quindi questo sa significare che il lavoro che è stato fatto da quando l'associazione è nata ha dato dei risultati veramente importanti. Per noi è importante che i cittadini vengano avvicinati, vengano informati soprattutto sul tema della prevenzione. È un tema centrale, ovviamente, e quindi questa giornata serve a prendere ancora più coscienza di quanto sia importante, lo hanno detto tutti prima di me, quanto sia importante avere la possibilità di avere uno stile di vita che aiuti a prevenire le malattie neoplastiche. Facevo un'osservazione: oggi nel mondo, soprattutto occidentale, ci si ammala quasi, secondo me, intorno al 70 se non più per cento di malattie neoplastiche e malattie cardiovascolari. Questo cosa sta a significare dal punto di vista medico della prevenzione? Significa che sotto il substrato delle malattie neoplastiche e cardiovascolari è uguale. Se uno riesce a fare prevenzione per le malattie cardiovascolari, fa prevenzione per le malattie neoplastiche e viceversa. Quindi noi dobbiamo lavorare anche come associazione, ma anche come istituzioni, e lo ricordava il dottor Zampogna, e facciamo dei corsi anche insieme all'Ordine dei Medici, all'azienda sanitaria, ai club service dentro le scuole, per promuovere stili di vita che portano salute, perché sono i comportamenti poi dei singoli, dei giovani, delle famiglie che poi determinano il livello di salute a livello sociale. Quindi noi abbiamo, quindi con Marianetta, che è stata diciamo, ha avuto una bella e bellissima intuizione, abbiamo guardato a questo aspetto, cioè dare la possibilità a tutti, ecco, di conoscere cosa significa fare una buona prevenzione e poi anche dare una mano d'aiuto quando è possibile, con quello che possiamo, con l'aiuto delle istituzioni, a chi si trova in uno stato di bisogno, perché quello che unisce veramente le persone tante volte è la sofferenza che mette in contatto il medico col paziente. Se il legame tra il paziente, il medico, la famiglia è forte, i risultati sono ancora migliori. Questo per noi è molto importante, per questo chiediamo a tutti di poter collaborare in qualunque forma, in qualunque modo, affinché anche la danza della vita a Palmi, ma è una situazione aperta in tutto il territorio, possa anche avere la possibilità di avere un ambulatorio
dove si aiutano le persone che hanno necessità, con l'aiuto di medici, di assistenti sociali, di infermieri, no? Che tutto ognuno del comune, perché devo dire che, non perché il sindaco è qua, ma lo vedo sempre presente, è un sindaco vicino alla comunità e questa è la cosa più bella che un comune possa avere. Quindi io, anche se vivo, sono spesso a Palmi, non sono di Palmi, io lo vedo dall'esterno e questo aiuta la comunità a crescere. Noi abbiamo qui anche con amici del Cuore Onlus uno stand proprio che richiama alla prevenzione anche delle malattie cardiovascolari. Abbiamo delle brochure, come sapete abbiamo messo i defibrillatori, c'è qualcuno in piazza, ma lo scopo è proprio quello di chiamare a collaborare. Chi vuole partecipare ai corsi che noi facciamo gratuitamente, in collaborazione con l'ASP di Reggio Calabria, come dice Coriolus, può dare il proprio nominativo e il numero di telefono. Noi faremo dei corsi periodici a Palmi proprio per chi vuole impegnarsi anche come esecutore, chiamiamo noi BLSD, per intervenire in caso di necessità. Ecco, io vi ringrazio, scusate se mi sono un po' così dilungato, però ho detto quello che sentivo. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie dottor Calogero. E adesso sì, la parola alla dottoressa Lamalfa, nutrizionista, presente con la dottoressa Marruca, che è la sua collaboratrice. Buongiorno. I dottori che hanno parlato prima sono molto più conosciuti di noi, quindi ci presentiamo rapidamente. Noi abbiamo uno studio di nutrizione associato e, come alcuni di voi sanno, ci siamo specializzate nella nutrizione oncologica. Cosa significa fare nutrizione oncologica? Significa integrare a tutte quelle che sono le terapie tradizionali una corretta alimentazione e, se necessario, una corretta integrazione. In passato su Palmi, alla sala consiliare, abbiamo parlato già in maniera approfondita e se avete voglia siamo qua disponibili allo stand per parlarne con voi e soprattutto una novità, diciamo, che non è solo relativa al discorso oncologico. La mia collega, la dottoressa Marruca, è specializzata nell'alimentazione della donna a 360 gradi, quindi in fasi di gravidanza, di allattamento, menopausa, problematiche legate al ciclo e tutto ciò che ruota intorno alla salute della donna. Quindi è importante sapere questa cosa, è importante sapere che in ogni fase della vita ci deve essere un'alimentazione specifica, perché il nostro corpo ha bisogno di una benzina che sia buona, ha bisogno di avere dei micronutrienti che purtroppo oggi spesso mancano. Grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie dottoressa. E adesso al dottore Vincenzo Nania, presidente della FAVO Calabria, Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. Ecco, grazie. Sono emozionato per quello che Maria è riuscita ad organizzare e sono emozionato anche perché trovo una piazza piena di solidarietà e trovo un sindaco giovane e che mi fa molto piacere averlo incontrato e averlo salutato prima, perché i giovani hanno voglia e necessità di scoprire nuovi orizzonti. E poi il fatto che si interessa di associazionismo è un fatto rilevante e importante, perché non tutti i sindaci, voglio dire, prendono questa via di aiutare le associazioni. La FAVO comunque è una federazione di volontariato formata da 500 associazioni e una di queste associazioni appunto è la Danza della Vita. Io ho conosciuto Maria a Roma in una riunione e devo dire praticamente che l'ho trovata piena di voglia di fare, piena di voglia di interessarsi degli ammalati e di essere solidali appunto con quella gente che ha necessità. Palmi, sto notando che è una piazza bellissima. Mi ha emozionato non appena sono arrivato e trovare tutte queste persone che si interessano e che partecipano appunto all'associazionismo. Associazione, una volta mi chiese uno, dice, ma quanto guadagni perché
sei in un'associazione di volontariato, qual è, eccetera, eccetera. Dico, io guadagno molto, ma quanto? Dico, guadagno quando la sera vado a letto, mi guardo allo specchio e sono soddisfatto di aver fatto qualcosa per gli altri. Questa è la paga migliore che un individuo può avere e ottenere. Che dire, signor Sindaco, la FAVO Calabria ha necessità appunto di entrare di più nel territorio, ecco perché io oggi alle 2 ho l'aereo per tornare a Roma, appunto perché domani abbiamo degli incontri. Ha necessità di entrare nel territorio perché ha necessità di dare di suo gli associati e i volontari alla gente. Naturalmente le istituzioni non debbono sottrarsi a questa necessità e sono appunto contento, come ho detto prima, di aver incontrato e incrociato un sindaco giovane, un sindaco che si sta interessando anche dell'ambiente della cittadina, come accennava il dottore, e quindi di inquinare meno, perché l'inquinamento purtroppo crea grossi danni anche per le malattie di natura oncologica. Grazie Palmi e grazie a Maria. Grazie a lei. E adesso volevamo aggiungere che Don Silvio, che doveva essere qui presente, è stato già presente in apertura del corteo al Monumento Cilea, però come tutti ben sappiamo è orario di messa e lui quindi ha detto di dire a tutti, quindi da farci da portavoce, che la messa questa mattina sarà celebrata proprio dedicata quindi all'associazione La Danza della Vita. Quindi facciamo un grande applauso. Ha detto, logicamente lui ha detto, c'è chi prega e c'è quindi giustamente chi partecipa alla camminata in rosa. Quindi grazie a Don Silvio. Credo è arrivato il dottor Ortuso, quindi accogliamolo con un applauso e diamo immediatamente la parola. Scusate, sono senza voce, pensavo di non poter arrivare. E ovviamente non potevo mancare a questa manifestazione che ha una rilevanza fondamentale, perché la prevenzione viene prima di ogni cosa. E poi nel campo della prevenzione dei tumori ovviamente assume un ruolo, ripeto, fondamentale, perché se noi riusciamo a prevenire, a individuare prima che si manifestino i sintomi che sono secondari appunto a questa malattia, allora possiamo curare meglio. E ovviamente Maria Nedda in questo mai ha dimostrato di percorrere una strada che, anche se lunga, la percorre con tenacia, con costanza, seguita da, appunto, dalle sue amiche, non solo della danza, della danza della vita, ma anche delle altre associazioni, e quindi costituisce uno stimolo continuo per sensibilizzare la gente, le persone su questa tematica. Ovviamente non posso fare a meno di accennare anche che purtroppo il trattamento chemioterapico, radioterapico di questa malattia può portare degli effetti collaterali cardiovascolari. Sembra banale, ma di fatto è quello portante, e cioè l'attività fisica. Io so ad esempio di alcuni centri dove prima di fare la chemioterapia si fa fare alla paziente un'ora di attività fisica, proprio perché vengono stimolati i poteri di difesa e quindi c'è una migliore risposta alla terapia stessa. E nel decalogo appunto della prevenzione cardio-oncologica ovviamente ci sono indicati tutti gli altri fattori che, se presenti già quando si manifesta la malattia, aggravano il quadro, come l'ipertensione, il fumo, l'obesità, il diabete. Non sto qua a indicarvi, ma li troverete nel nostro gazebo. Quindi io
scusatemi ma non ce la faccio veramente più a parlare, ringrazio Maria, mi fa piacere vedere questa testimonianza dei presenti che ancora una volta serve da stimolo per andare avanti in questa battaglia che vinceremo. Bene, oggi in Italia il 90% dei soggetti con tumore al seno guariscono e quindi è importante, ripeto, la prevenzione. Grazie a tutti e scusate ancora. Scusate, ad integrazione di quello che avevo detto, un pensiero penso vada rivolto alle famiglie, perché nei pazienti oncologici viene sconquassato il ritmo normale delle famiglie e molti reparti di oncologia si interessano anche a quello che sta attorno, andare incontro dal punto di vista alle famiglie umanizzando questo tipo di patologia. E l'Associazione Donne Medico ha organizzato un convegno di parità di genere delle malattie oncologiche, anche per fare in modo... Mi ha trasmesso la Raucedi, dottor Ortusi. Va bene. E allora, grazie ai presenti. Vi tratteniamo ancora brevemente, proprio pochi attimi. Tanto oggi questo sole fa piacere, anche perché ci sarà l'arrivo di un temporale domani, quindi. E allora, ed è doveroso ringraziare le associazioni che hanno quindi aderito alla camminata in rosa: Forum Territoriale Fratel Stefano Caria, Comitato di Quartiere Torre Stazione Palmi, Associazione Culturale Prometheus Palmi, ABAC, Associazione Abbattimento Barriere Architettoniche Calabria Palmi, Comitato di Quartiere Ville Palmi, Associazione Turistica Proloco Palmi, Società Sportiva Colbe Palmi, Associazione Imbuttaturi della Varia Palmi, FIDAPA Sezione di Palmi, Associazione Volontariato Presenza Palmi, Associazione Agesci Scout, Club Attraction Team Palmi, Centro Estetico Giusi Arena, International Inner Wheel, Associazione Insieme Si Può di Cinque Frondi, Studio di Nutrizione Associato NutriMedicare, dottoressa Silvia Lamalfa Palmi, Associazione Camminiamo Insieme Palmi, Associazione Società Sportiva Tersicore Palmi, Comitato Vitica Girone San Miceli, Nasi Rossi di Rosarno, l'Evolution Dance e poi ancora Fra Calvieri Francesco per aver offerto i palloncini, ancora Gianluca Tripodi per le riprese video, al Giba Movies per essere qui presente, al giornalista Tony Condello, grazie ancora al Service Gerocarni, Bernadette Morano per i manifesti, lei non è presente perché lavora a Parigi, però ha curato tutta la parte grafica, poi ancora a tutti, insomma, a tutti voi che siete qui presenti, grazie ancora ai commercianti e grazie, vi do una comunicazione simpatica e quindi chiediamo giustamente di essere presenti oggi pomeriggio. I dirigenti della società sportiva La Palmese hanno invitato alle ore 15 tutte le signore quindi ci dobbiamo presentare con la maglietta rosa, abbiamo l'ingresso gratuito per poter appunto tifare con la nostra Palmese. Poi abbiamo visto ci sono altre associazioni sportive, abbiamo visto qualcuno in rappresentanza della Volley Palmi, quindi ringraziamo veramente tutti, speriamo di non aver dimenticato nessuno, Maria, e adesso vi lasciamo con l'esibizione della Tersicore. Allora mi suggeriscono che c'è lo stand di Giusi Arena, che per coloro che vogliono essere truccate, lei trucca Deborah, mi dicono, quindi trucca gratuitamente. E ancora grazie a tutti voi, grazie signor sindaco. Grazie a tutti. We'll be right back.
omaggiare questa camminata in rosa. Volevo ancora chiedervi un applauso per lo sponsor ufficiale della manifestazione, Lavanderia Self Service Boutique del Pulito Palmi, che ha donato il gioiello di Gerardo.